L'Ancona sbanca ferma e vola in testa alla classifica a punteggio pieno insieme a Fossombrone e Vigor Senigallia. Derby maschio, rude, combattuto palla su palla, ma tutt'altro che spettacolare, e non poteva essere diversamente su un campo in condizioni quasi pietose. Hanno vinto gli ospiti perché possono contare su un bomber di razza e su una terza linea che, al di là di qualche sofferenza finale, ha retto benissimo, guidata da un sontuoso Kodromaz, correndo il minimo sindacale dei rischi e forse anche meno. La Fermana ci ha messo grinta e cuore, ma ha pagato carissimo, una sbadataggine imperdonabile, e rimontare si è rivelata un'impresa troppo ardua. Presto, troppo presto per trarre conclusioni, se non che l'Ancona sembra tremendamente assomigliare al suo allenatore, e non è un particolare da poco. Massimo Gadda, alla vigilia del suo 61esimo compleanno. Mister, un bomber che fa gol e una difesa che fa una prestazione quasi impeccabile. La sintesi è questa, secondo lei? Ma abbiamo sfruttato l'errore del loro difensore, siamo andati in vantaggio, poi credo che abbiamo fatto un buon primo tempo. Il secondo ci siamo abbassati un po', loro hanno questa risorsa della palla lunga per Bianchimano che è difficile da contrastare di testa, abbiamo un po' sofferto, anche se in realtà abbiamo rischiato grosso solo alla fine, se no prima avevamo gestito bene. Potevamo gestire meglio qualche ripartenza, però il campo è molto insidioso, non era semplice dare qualità al gioco. Però credo alla fine comunque una vittoria meritata, al di là del fatto che un po', soprattutto la parte finale della partita, abbiamo sofferto. Avete corso il minimo sindacale di rischi, 2 partite, 0 gol subiti, no? È un dato, a mio avviso, notevole. Sì, bisogna giocare da squadra, non basta solo la difesa, non basta solo il portiere, bisogna giocare da squadra, e davanti fanno un lavoro tosto, difficile, lo fanno bene. E quindi per adesso questi sono i risultati. Fiano in cascina per i tempi difficili, oppure cambia qualcosa alla luce di queste 2 vittorie? No, 2 partite di campionato non possono cambiare niente, né per noi né per nessuna squadra. Ci vuole un po' di tempo, siamo contenti di questo inizio, ma già domenica arriva il Chieti, che è una delle più forti di questo campionato, quindi non si riesce neanche a respirare in un campionato, bisogna azzerare subito nel bene e nel male e pensare a quella dopo, ma noi non cambia niente e 2 partite non possono cambiare assolutamente niente. Errori, anche pacchiani, hanno caratterizzato l'avvio della gara. Su uno di questi, un alleggerimento di Duan, è bravo Martiniello ad approfittarne ed infilare di piatto Di Stasio, siglando il suo 3° gol stagionale in 2 partite. Poco dopo ancora un retropassaggio sbagliato, stavolta di Bianchimano. In agguato c'è sempre Martiniello che prova ad uccellare il portiere, ma il tentativo stavolta non riesce. La leggerezza successiva è dei dorici, con Ferretti libero a destra, diagonale per Bianchimano che prova il tap-in, rimedia a Boccardi nei pressi della linea di porta. È un corollario di scelleratezze. Di Stasio serve involontariamente Sare, che si trova un'autostrada a disposizione, ma sparacchia sopra la traversa, sciupando una chance più unica che rara. Pian piano le squadre prendono le misure, ma la gara diventa spezzettata e nervosa e non ci sono altre opportunità, nonostante la buona volontà dei canarini, che si scontra però con la prestazione dei difensori dorici quasi impeccabile. Ripresa, assist di testa al 5° di Sardo per Bianchimano, diagonale che comunque termina sul fondo. L'impegno è encomiabile, le buone intenzioni pure, ma produrre gioco è un'impresa. Dentro forze fresche da una parte e dall'altra, Bolzan gioca il tutto per tutto con Pinzi e Lomangino, ma i dorici stringono ancora di più le maglie in difesa. Finale arrembante con le proteste per un presunto fallo di mano al 90esimo ed un salvataggio nei pressi della linea fatale, ma poi è solo il tempo per la festa degli oltre 500 supporters biancorossi. Al seguito, Ancona prima in classifica, chi l'avrebbe mai detto la mattina del 5 giugno? Le riflessioni finali di Ruben Dario Bolzan. Mister, cosa ha fatto la differenza secondo te, oltre agli errori? Ma io penso che la differenza l'ha fatta un po' la mancanza di coraggio dopo quell'episodio negativo. Secondo me ci è mancato un po' di coraggio per provare a gestire meglio la costruzione, però io le faccio i complimenti ai ragazzi, perché se vogliamo creare qualcosa di importante, se vogliamo avere tutta questa gente allo stadio, lo spirito che dobbiamo avere è stato quello di oggi. E mi prendo quello e se continuo a lavorare forte. Forse con un pizzico in meno di nervosismo? Ma no, ma nervosismo io penso che sia figlio di queste partite qua, di quanto si sentono queste partite qua. Non ho visto tutte queste grandi scorrettezze, quindi l'importante è che siamo stati lucidi, siamo stati uniti, abbiamo lottato col cuore fino all'ultimo secondo della partita e non so, ci è mancato poco per farla girare a favore nostro. Premettendo che il campo condiziona entrambi, è difficile fare calcio con questo terreno?
Ma loro non lo so quanto li può condizionare, sinceramente, avendo visto le partite che ha fatto l'Ancona prima, non so fino a che punto li ha condizionati. A noi sì, perché noi siamo alla ricerca di un calcio ragionato, di provare a fare calcio, quindi quello che le possa aver condizionato l'Ancona o no, non mi interessa. A noi sì.